Bene amici, vediamo per questo video un trucchetto, vabbè, una cosa semplice, va bene, però insomma serve. Diciamo che a volte abbiamo dei file, non voglio dire scaricati, non voglio dire niente, abbiamo dei file MP3 dove è un file, copiato da un video. Quindi nel video a volte ci sono delle lunghe introduzioni e questo è il caso di questo file MP3. Vediamo in proprietà che è un file MP3 di 5,67 MB, ok? Lo andiamo a aprire con Audacity per farvi vedere cosa possiamo fare nel caso di voler togliere la nostra intro, per poi poter mettere il file in una nostra eventuale playlist, senza tanti fronzoli, senza introduzioni, senza pezzi morti, ok? Quindi apriamo Audacity. Aperto Audacity, andiamo su File, andiamo su Apri e carichiamo il nostro pezzo che è su desktop. Eccolo qua, la Dark Polo Gang. Facciamo Apri. E sentiamo che abbiamo un bel po' di ancora tutto intro, ancora tutto intro. Ma quanto cazzo sono British, bitch? Ok, fino a un minuto e poco più, è tutta una intro, è tutta una intro che possiamo decisamente cancellare. Quindi facciamo con, scusate, selezioniamo la traccia, ci mettiamo qui con questo punto, col ditino andiamo verso sinistra, ok? Deve essere su stop il file, mi raccomando. Andiamo sulla forbice, tac. Cancellato. Per essere più precisi, allunghiamo un pochino questa visualizzazione. L'allunghiamo di qua. Quindi l'abbiamo allungata un pochino perché è troppo lunga. E andiamo sul pezzo iniziale adesso. Quindi possiamo fare benissimo. Tutto indietro. Ok, sentiamo. Sono British, bitch. Eccola qua la partenza, quindi con questo cursore la posizioniamo qua e andiamo verso sinistra come abbiamo fatto prima. Tagliamo questo pezzettino, scusate c'è la lavatrice al sottofondo, non so se la sentite, è molto fastidiosa. Ok, sentiamo com'è venuto. Perfetto, non salta un colpo. Adesso che facciamo? File, export come MP3. Mi raccomando, in Audacity vi lascio il link in descrizione. Ci vuole un decoder, un encoder MP3 per poter esportare file MP3. Vi lascio tutto in descrizione, ok? Quindi continuiamo. MP3 salviamo su desktop. Facciamo salva. Vedete che necessita di LAM ENC DLL, sfoglia. Facciamo scarica e ce le scarica in automatico. Andiamo a vedere, ragazzi, eccole qui. Windows LAM Installation. Questo serve per esportare file in MP3. Sono contento che le possiate vedere insieme a me perché io non le avevo ancora scaricate. Il download della pagina di LAM MP3, il download della pagina ve lo lascio in descrizione. LAM MP3 encoder, ok? Installiamo Windows. LAM download page lo lascio in descrizione. Eccola qui, l'eseguibile. Quindi facciamo un salva. Lo salviamo, non si sa mai. Apri cartella. Pronto, clicchiamo col destro, esegui come amministratore, sì, in un attimo installerà il nostro encoder,
perché quando scarichiamo Audacity non è compreso il pacchetto LAM per poter esportare file in MP3. Quindi nulla abbiamo fatto, ci riproviamo. Quindi file export come MP3. Benissimo, qua ci dice lo standard, extreme standard, facciamo uno standard MP3 su desktop, il nome lo lasciamo, facciamo così, modifichiamolo per non sbagliarsi con l'altro. Ok, possiamo salvare. Qui se volessimo aggiungere qualche informazione non ci interessa, andiamo avanti. Ok, ed ecco esportato il file, lo andiamo ad ascoltare, eccolo qua, questa è la versione di prima, questa è la versione nuova, lo ascoltiamo, aprico Windows Media Player. Benissimo ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando se volete sapere come funziona un software, mi raccomando che non sia una cosa complicata come Photoshop o non so, lasciatemelo sotto in descrizione, cercherò di fare del mio meglio per fare un video su questo nuovo software. Ciao a tutti amici!